Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dei falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dagli spini o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni, ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non dà frutto, che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti, dunque, li riconoscerete. Credo che in questi versetti due cose possono essere importanti, partendo proprio da questo verbo che ritorna due o tre volte in questi versetti, riconoscere. E saper riconoscere, saper comprendere un po' più in profondità alcune questioni, soprattutto se è una cosa importante che può compromettere la nostra vita, che può compromettere il nostro futuro, saper riconoscere, saper distinguere, saper andare un po' più in profondità. A volte quello che appare, quello che è l'apparenza, non è detto che sia non è detto che sia una cosa buona, non è detto che sia una cosa positiva per la nostra vita. In questo senso, saper distinguere, saper riconoscere, saper andare in profondità, saper avere uno sguardo, una lungimiranza, è importante nella nostra vita, credo. E un secondo aspetto anche, oltre a riconoscere, è saper da che parte si vuole stare. E compiere una scelta, a volte compiere un discernimento e scegliere da che parte si vuole stare, che tipo di strada percorrere, soprattutto in alcune scelte importanti nella nostra vita. E capire questo aspetto penso che sia importante e comprendere anche che scegliere un aspetto, scegliere un cammino, una strada, un percorso, comporta anche il lasciar perdere tanti altri aspetti. Tanti altri frutti cattivi che non portano da nessuna parte. E a volte ci è difficile, a volte non è così subito evidente. E in questo senso noi siamo chiamati anche in quanto cristiani ad affidarci tanto a Dio, a invocare, perché no, anche lo Spirito Santo che è scienza, che è intelletto, che è sapienza, che possa consegnarci in profondità quello che veramente è la cosa che, quello che è il bene per la nostra vita, che cosa è bene e che cosa è meglio nella nostra vita, per la nostra vita. Amen.